Buongiorno golosi, come state? Bentornati sul mio canale YouTube. Siete già stati in vacanza o come me avete già archiviato l'operazione estate? Bene, in qualsiasi caso, questa è la ricetta che fa per voi. Infatti oggi prepareremo insieme un'insalata di riso venere, un riso nero particolarissimo e molto profumato che io adoro, arricchito con dell'avocado, delle zucchine e della feta. Semplici ingredienti, gli ingredienti dell'estate per un piatto facilissimo e davvero golosissimo. Per questa ricetta vi occorrono 100 g di riso venere, un avocado, una zucchina, mezzo limone. Cento grammi di feta, uno spicchio d'aglio, sale, curcuma e olio extravergine di oliva quanto basta. Portate a bollore l'acqua, poi salatela, aggiungete il riso venere e mescolate continuando la cottura per il tempo indicato sulla confezione. Scolatelo però un pochino al dente e lasciatelo raffreddare. Intanto lavate la zucchina e privatela delle estremità, poi tagliatela a dadini. In una padella scaldate dell'olio e insaporitelo qualche minuto con lo spicchio d'aglio, poi aggiungete le zucchine e fatele rosolare qualche minuto. Quindi unite un po' di sale e curcuma e continuate la cottura lasciandole un pochino croccanti, ricordandovi però di togliere l'aglio alla fine. Sbriciolate con le mani la feta e sbucciate e tagliate a fettine l'avocado. Condite con un po' d'olio il riso e aiutandovi con un coppa pasta distribuitene un po' sul fondo di un piatto, schiacciandolo bene. Mettete un po' di zucchine e della feta e ricoprite con altro riso e compattate bene il tutto aggiungendo un po' di avocado sulla superficie, come condimento. Se non consumate subito il riso, ricordatevi di spruzzare del limone sull'avocado in modo che non annerisca. Servite il riso con uno spicchio di limone. Se preferite, potete mescolare tutti gli ingredienti in un unico contenitore. Se ti è piaciuta questa ricetta, fammelo sapere nei commenti e mettimi un like. Se invece vuoi rimanere sempre informato sulle novità golose, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Per tutte le altre ricette, vai sulla pagina del goloso.it o sui miei canali social. Ciao! Ok, allora, provo a parlare.